Per Bronson e Reader e Johnson e Ray fa la sua comparsa per la prima volta insieme ad un amico, l'imperscrutabile Bronson. Curioso il mio profilo, o curioso il suo, curioso quello di tutti. Ma perché questa maschera? Me lo starete chiedendo in molti, immagino. Beh, la maschera ha il suo perché. Che sia un naso, che siano due occhi. La maschera è stata sempre usata per raffigurare qualcosa che rappresentasse paura, gioia, un'immagine. Nella nostra storia, nella nostra cultura esistono tantissime maschere. Molti non sanno neanche perché esistono quelle maschere. Ma certo è che le nostre sono tra le più curiose, potrete notare. Le maschere sono cambiate, come sono cambiate le persone, e i popoli, e le culture. Ma nonostante siano passati secoli, le maschere si usano ancora oggi, sia per rallegrare i bambini a carnevale, che per spaventare. Ed è per questo che si ricorda a tutti dell'uso di altre maschere. Maschere più curiose, più strane. Ma sempre di maschere si tratta. Orbè, utilizzare una maschera è cosa ormai comune. Questa si usa per spaventare in guerra. Meschino il gesto, meschino l'atto, ma in fondo si fa. E allora perché non mostrare anche questa? Un altro aspetto della realtà, un altro aspetto dell'umana specie. Ma quante maschere indossiamo? Quante maschere noi siamo? Beh, lui è solo un'immagine, non è una maschera. Io sono una persona, non sono una maschera. Eppure li indossiamo tutti i giorni. Ed è per questo che ora vi mostrerò l'unica maschera che tutti noi utilizziamo. Perché questa è la maschera che noi utilizziamo, il nostro viso, i nostri occhi, le nostre labbra, il nostro naso. Quale è la nostra maschera? Tutti noi la indossiamo giorno per giorno, per giocare, per ridere, per scherzare, per incutere timore. Eppure le usiamo, le nostre maschere. Ma adesso, ditemi voi, qual è la vostra maschera? Che cosa vi fa più paura in una maschera? Quelle che vi ho mostrato prima? O forse questa, l'unica che nessuno potrà mai toglierci? Perché in fondo, questa è la maschera. Questo è il momento in cui bisogna, delle volte, saper staccare, togliersi questa maschera e diventare qualcos'altro. Ma non temete, vi abbandono con una maschera ben più felice, quella di un uomo che non cambierà mai e che la nostra storia ci ha insegnato per quello che è, a lui.